chiamo Claudio Gruppioni, sono un protesista di Bologna, di Budrio per l'esattezza. Faccio protesi da 32 anni. Ho iniziato a lavorare a Bologna quando avevo 17 anni, ho smesso la scuola, non avevo più voglia di studiare, ho iniziato a lavorare. Sono figlio d'arte, quindi ho seguito le orme di mio padre e lavorava in un'azienda di materiali per fare protesi. Eseguo progettazione, lavorazione, presa del calco, consegna, prova delle protesi, tutto ciò che comporta la riabilitazione di un paziente amputato. Io ho voluto intraprendere questa avventura in quanto mi piace aiutare in piccola parte, nel mio piccolo modo di fare, la gente che ha questo tipo di problemi. Sono praticamente nato in questo mondo in quanto su questo territorio c'è un grosso ospedale che si occupa di protesi, uno dei più famosi al mondo. Tanta gente di Budrio lavora in questo settore. Operiamo nel settore ormai da una vita. Abbiamo cominciato da ragazzi. Oggi l'azienda è un'azienda un po' anomala, nel senso che la maggioranza del personale che lavora qui dentro è socio dell'azienda. Si diventa tecnico ortopedico tramite un corso di laurea universitario triennale, diventi tecnico ortopedico e sei abilitato all'esercizio della professione. Dal 2018 è stato istituito l'albo professionale tecnico ortopedico e questo dovrebbe consentire di eliminare l'esercizio abusivo della professione. Più di 30 anni fa, quando ho iniziato, sì, ho iniziato col legno, tanto che la gente ci chiamava falegnami. Tuttora lavoriamo molto manualmente, questo è un lavoro ancora molto artigianale, fatto di feeling, devi sentire la persona con la mano, devi toccarla. Un bravo tecnico ortopedico, secondo me, deve entrare in empatia col paziente e capire oggettivamente se ha un problema psicologico o è realmente un problema fisico. Portatore di protesi, una volta una persona che cercava di stare il più defilato possibile. Però oggi la gente si trova nei corridoi oppure preferiscono la palestra tutta aperta, in maniera che si possano scambiare le loro esperienze e ti chiedono a volte cose che non è possibile fare. Con Bebe Bio ci siamo incontrati ormai da qualche anno. È stata un po' una scommessa. Aveva una protesi che già gli consentiva di poter tirare da in carrozzina, un po' pesante e un pochino lunga. Una notte mi è venuta l'idea di ribaltare un meccanismo che di solito viene montato in un senso. Da qua è nata questa protesi che tuttora utilizza per poter far muovere quest'arma a Bebe in maniera sempre più veloce. È campionessa paralimpica 2016, vedete la sua gioia, l'esplosione aveva